voglio anticiparvi, è un cambiamento rivoluzionario, cioè non siamo di fronte a un cambiamento stilistico di font, di colori, è veramente una rivoluzione questa che stiamo apportando, che ci porta, direi, sostanzialmente a un ritorno alle origini, dove Yahoo era un catalizzatore di contenuti di terze parti. Yahoo tuttora, dalle statistiche Nielsen e Comscore, è il primo portale in Italia, portale puro, però una cosa che per noi è fondamentale in questo momento in cui il web sta diventando sempre più sociale, sempre più aperto, è, lo vedete dalle magliette che abbiamo addosso tutti quanti, di Yahoo, è seguire questa nuova, come dire, filosofia di internet, che deve essere aperto, personale e rilevante. Allora, sono con me oggi, vedete, Angela, Fabrizio e Nazarena. Anche questo per me è un altro messaggio. Yahoo è un'azienda, ovviamente come tutte, fatta di persone, però è un'azienda che lavora tantissimo ancora con le persone per filtrare le notizie, aggregarle, decidere quali sono i partner, quali sono le fonti di informazione, cioè c'è un enorme lavoro umano dietro quello che è il nostro prodotto, che sembra molto simile ad altri, che invece puramente sono molto attenti. Ci incontriamo, cioè per noi è un luogo in cui le persone vengono da una parte per vedere cosa succede nel mondo e dall'altra parte per connettersi a quello che gli interessa. Io dico sempre che il viola, che è un colore molto di moda, è il diciamo, è l'unione del rosso, che è la passione, e il blu della razionalità. Sono due mondi che convergono molto su internet. L'interesse della propria, come dire, della propria persona, dei propri amici, delle proprie foto e la propria vita, e quello che è il mondo reale, che è un mondo molto spesso, come dire, fatto di fatti, di notizie molto veloci e oggettive. Non voglio darvi molti numeri, però alcuni sono interessanti. Allora, circa 20 milioni di persone nel mondo visitano Yahoo ogni giorno. Per darvi un'idea, adesso non so se è una slide successiva, ma se voi prendete gli utenti internet nel mondo, uno su due è un utente abituale di Yahoo. Siamo leader a livello mondiale, ma anche a livello italiano, ad esempio in finance e in sport, con queste property. Dico di sport perché è importante, noi anche qui abbiamo fatto una partnership con Eurosport, abbiamo creato un canale sportivo, che è un canale sportivo vero, cioè dove si parla anche di rugby, di Formula 1, di nuoto, di pallavolo, e non si parla soltanto di calcio. Ogni mese 11 milioni e 800 mila utenti unici frequentano Yahoo, e circa il 23% le nostre pagine sono cresciute del 23% anno su anno. Questo è uno dei motivi per cui dal punto di vista dei ricavi pubblicitari Yahoo Italia sta andando molto bene, è che noi abbiamo una crescita in termini di offerta di pagine che è superiore a quella del mercato. Da una parte quindi la crescita dell'audience e della disponibilità di pagine, dall'altra, adesso senza addentrarmi in altre cose, però è il successo di alcune operazioni iniziate, ricorderete, circa un anno e mezzo fa, il behavioral targeting, Yahoo Answers, dei prodotti di grande successo. Portare la passione dei nostri utenti nei confronti della fotografia, e quindi di facilitare il modo in cui ogni giorno loro condividono le foto, il modo in cui le gestiscono online. E proprio per questo motivo ogni mese, anno dopo anno, introduciamo una serie di innovazioni e adesso le vediamo un po' insieme. Dunque, la prima innovazione che vi mostro è stata introdotta quest'estate, ad agosto 2009, ed è la nuova ricerca. E a differenza di molti social network, che sono appunto molto famosi come Facebook, le foto presenti nel database di Flickr sono raggiungibili da tutti, nel senso che non è necessario essere connessi a una persona o aggiungere questa persona all'elenco dei propri amici per visitare il suo album e le sue foto. Basta semplicemente digitare una parola di ricerca di proprio interesse nel motore di ricerca e si ha veramente la possibilità di visualizzare i contenuti di queste persone, di questi utenti.
La differenza tra la vecchia pagina di ricerca e la nuova pagina di ricerca sta nell'introduzione di questo box che vedete alla vostra destra. E infatti, digitando una parola chiave, oltre a visualizzare quella che è l'anima di Flickr, quindi le foto, si possono diciamo, utilizzare una serie di servizi che sono diciamo, fatti dai nostri utenti, dalle persone che tutti i giorni frequentano il nostro sito. Ci sono i gruppi, quindi insieme di persone che condividono foto, discutono su specifici argomenti, in questo caso le foto relative al cibo. Poi si può accedere a una sezione che è quella successiva, chiamata fotografi, e in questo caso il motore di ricerca cerca per l'utente le persone che all'interno del database di Flickr sono distinte per il numero di foto e anche la qualità di foto che sono state caricate e che sono relative all'argomento cercato all'interno del motore di ricerca. Esistono poi altre due opzioni nella ricerca, insieme di tag e places. Per quanto riguarda l'insieme di tag, non è altro che la possibilità di aggiungere nuove parole chiavi a quella iniziale e continuare la ricerca, approfondire la ricerca nel database. E infine places. Places ve lo consiglio se state per partire, avete programmato un viaggio, state per partire per una vacanza. Questo perché places, digitando una semplice parola chiave come Roma, Milano, New York o addirittura insomma, paesi più sconosciuti, vi permette di avere accesso a delle immagini che siete caricate, scattate, da persone che hanno vissuto in quel posto, ci sono passate prima di voi, e quindi vi danno, diciamo, un'idea veritiera di quello di che è il voi che luogo. Sono andati magari a dare un'occhiata alla nuova homepage in UK o in Francia, eccetera, eccetera, si saranno subito accorti che la novità fondamentale è questa barra sulla sinistra, che richiama un po' la barra sulla sinistra che abbiamo sulla nuova home page. Poi dopo ce ne parlerà meglio Nazareno. Volevo farvi vedere cosa abbiamo inserito su questa nuova barra laterale, che è un po' la barra che permette di personalizzare prima di tutto le proprie ricerche, e seconda cosa, anche dopo lo vedremo, di magari scoprire qualcosa di nuovo quando si fa una ricerca. Allora, vediamo dall'alto Searchpad. Che cos'è Searchpad? Noi non l'abbiamo, grazie. Noi non l'abbiamo presentato ufficialmente Searchpad, ma è una funzionalità molto interessante. Che cos'è Searchpad? Searchpad non è altro che un blocco note che ci permette di salvare una serie di siti per delle ricerche a tema. Un esempio, io devo fare un viaggio a Santo Domingo, allora cosa faccio? Cercherò Santo Domingo, le notizie in generale, questa è la query per Santo Domingo. Se noi andiamo avanti, ecco, su ogni, per ogni click che faccio sui siti che mi interessano, i siti vengono automaticamente salvati all'interno di Searchpad. Quindi io, appunto, a parte le notizie generiche su Santo Domingo, magari mi cerco gli hotel di Santo Domingo, mi cerco gli aerei per Santo Domingo, eccetera, eccetera, posso salvare tutti i siti che mi interessano su Searchpad, e questo viene associato al mio account Yahoo, quindi io lo troverò sempre lì a disposizione, a mia disposizione. Che vi mostro e di cui vi parlerò a brevissimo. È veramente un'anticipazione assoluta per il mercato italiano. Per voi oggi abbiamo preso l'occasione appunto del lancio della nuova pagina dei risultati di ricerca per, diciamo, continuare il discorso e farvi capire come veramente Yahoo innova, si rinnova, si evolve a 360 gradi. Questa è probabilmente la pagina che avrete già visto in altre realtà europee ed internazionali di Yahoo, e che Yahoo sta per proporre anche agli utenti italiani a breve. È una pagina che, diciamo, incarna quei concetti che noi oggi vestiamo, i concetti di open, di personal e di relevant, e che Yahoo va a portare ai suoi utenti in una maniera che riteniamo essere veramente innovativa, estremamente, in maniera estremamente pesante e rivoluzionaria rispetto a quello che è il panorama web
italiano e internazionale in questo momento. Perché ci vogliamo presentare agli utenti in questo modo? Riteniamo che il web sia nato come open, il web, internet è fluido, non ha confini. I confini ce li siamo probabilmente creati noi più per ragioni di business che per altro. Yahoo oggi guarda al di là dei propri confini, dei propri limiti e getta un occhio a quello che è la realtà dell'internet a livello globale. È una pagina che va verso gli utenti, abbiamo visto la ricerca va verso gli utenti, le nostre feature di comunicazione, di sharing vanno verso gli utenti, anche con la nostra home page, anche con l'home page di portale, vogliamo dare agli utenti un tool, uno strumento, una piattaforma che gli utenti si possano ritagliare su misura. Personal io lo tradurrei come personale personalizzabile. Poi vi mostrerò come l'utente può interagire con questa pagina e come questa pagina possa in qualsiasi momento presentare all'utente, Nazarena Franceschi, i contenuti che per l'utente sono più interessanti e più rilevanti in quel momento. Potremmo dire addirittura che non esisterà una sola home page di Yahoo, ma esisteranno tante home page, quanti sono gli utenti di Yahoo, per assurdo.